Luce e tenebra, questa settimana da dove partiamo, Don Ernesto Piraino? Ebbene, dal Vangelo che ascolteremo domenica, tratto dall'Evangelista Luca. E allora, in quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Allora, questa mattina proprio possiamo sbizzarrirci. Nessuno è profeta in patria. È un adagio che abbiamo ascoltato un sacco di volte. Possiamo non fare il programma. Abbiamo detto tutto. Sì. Don Ernesto, come interpretare? Guarda, è un adagio, come dici tu, che lascerebbe spazio a confronti diversi. Gli spunti che nascono da questo passo del Vangelo sono davvero molteplici. Mi colpisce però un passaggio immediatamente precedente: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ecco, quante volte esprimiamo giudizi superficiali e quasi sempre immotivati nei confronti delle persone, partendo dalla loro condizione sociale, partendo dalla famiglia di provenienza, partendo dal lavoro che svolgono o hanno svolto i suoi genitori o che magari svolge la persona stessa. Questo mi ricorda la mia infanzia, l'adolescenza, quando si guardava ai coetanei, ai propri compagni, partendo dall'estrazione sociale. Lo dico senza vergogna, purtroppo c'era questa mentalità terribile. Lui è figlio del banchiere, lei invece è figlio dell'operaio. Allora, sai, partendo dal numero della BMX, dall'1 al 6, la 6 era più cara, tu sei il figlio di papà. Certo. Esatto. Avevo la 6. Non ho mangiato per 6 mesi, ma avevo la 6. Ecco qua. Quindi diciamo esatto, subito come poi si faceva gara per comprare qualcosa magari di marca o qualcosa inutile, di importante, inutile, tanto per dimostrare a chi ti incontrava, che ti stava intorno, che comunque anche tu riuscivi a galleggiare. Era una mentalità, e c'è certamente tutt'oggi, terribile, perché non guarda alla persona, alle sue capacità, alla sua intelligenza, piuttosto a ciò che dimostra o mostra esteriormente. Ecco, non è lui il figlio di Giuseppe? Giuseppe chi era? Un falegname? E dal figlio di un falegname può mai venire qualcosa di importante e di serio? Ecco. Poteva addirittura venire il figlio di Dio da un falegname. Poteva addirittura realizzarsi la promessa del Messia nella persona del figlio di un falegname, peraltro proveniente da Nazareth, che era un pochino un villaggio abbandonato. Un altro passo della scrittura dice: può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Ecco, credo che questo pensiero sia quanto mai attuale. Oggi si guarda alle persone, Albino probabilmente me lo conferma. Infatti facciamo luce e luce, non ha più motivo, luce e tempo, siamo d'accordo con tutto. Luce e luce da domani. Sì, guarda, ci sarebbe da parlare all'infinito. Mi è piaciuto, però poi non posso finire il pensiero, perché all'epoca come anche oggi, però da bambini si pensava, cioè, di galleggio anche io. Sì, galleggio proprio per quello che sei. Perché ognuno di noi galleggia. Chi più, chi meno, si galleggia in maniera singolare.
era veramente degradante, ma non lo sapevamo, l'età, ma in realtà non lo si capisce neanche in età avanzata, il pregiudizio è la prima arma di autodistruzione di massa. E in più il incasellare un ragazzo, una ragazza, un bambino per poi l'estrazione sociale, io questo termine onestamente lo abolirei, estrazione sociale. Niente, ognuno fa il lavoro per cui ha studiato, per cui è preparato e ha i suoi natali. Ha i suoi natali, vive la sua vita dignitosamente in maniera proporzionata a quelle che sono le sue risorse. Bisognerebbe invece pensare quanto è onesta quella persona. Non è il conto corrente che fa la persona. Tante volte non è neanche, anzi, il più delle volte non è neanche il titolo di studio. No, anche perché diciamo. Puoi ricoprire ruoli importantissimi senza avere titoli di studio particolari. No, il titolo di studio per me è qualcosa, lo tengo molto poco in considerazione, se non nel cercare, individuare soggetti particolari per cose particolari, che ne hanno bisogno proprio per legge, ma lasciamolo stare. Bisognerebbe pensare alla sostanza, come sempre, e la sostanza non è il conto corrente, anche perché c'è stato un momento, la maggior parte del tempo vissuto dall'uomo sulla terra è stato senza conto corrente, e non era quello, e senza classi, e senza classi, senza classi sociali, almeno all'inizio. Poi è successo tutto, poi è cominciato un percorso in discesa, per cui l'uomo, soprattutto in alcuni passaggi storici, valeva in base alla classe sociale di provenienza. Che termine terribile, sì, onestamente brutto incasellare, dicevo, delle persone come le razze dei cani. Quello è un pitbull bello, originale, quello è un bastardo. Bastardo perché? Perché è un incavocio. No, ma si dice proprio così. Sì, è un incavocio. No, dice è un incavocio, quindi alla fine non poteva avere delle buone pedigree, e senza pedigree. E mi meraviglio come in una società moderna che pensa anche il fatto è che non lo pensa davvero, lo si pensa per populismo, che pensa anche tanto a tutte le problematiche etniche e sociali, e che non lo pensano davvero chi dovrebbe pensarlo, che ancora si parla di classe sociale. Brutto. E purtroppo questo, dobbiamo dire, non è un fenomeno relegato soltanto alla provincia, ma è su scala mondiale. Assolutamente. Su scala mondiale. Purtroppo su scala mondiale. Io ricordo con dispiacere, non so se voi è capitato, durante le scuole dell'obbligo, elementari, medie, ricordo il piglio di alcuni insegnanti, lo dico senza peli sulla lingua, ci siamo passati tutti, che si rapportavano agli studenti in base alla famiglia di provenienza del ragazzo o della ragazza che avevano di fronte. Allora il loro comportamento cambiava a secondo se di fronte ci fosse il figlio o la figlia del farmacista, del professionista, o magari il figlio semplicemente del bottegaio. Ecco, è un'impressione che mi porto dentro da troppi anni, e probabilmente il non tempo è un'impressione là. Però insomma non è un ricordo bello, ecco. Ma l'umiliazione non è un'impressione, è un dato di fatto, perché così ho gli stessi ricordi. Ma l'umiliazione vera è di chi perpetra questi comportamenti, è dell'insegnante che fa due pesi e due misure solamente per la famiglia di provenienza, è il non insegnamento fatto eccellenza. Assolutamente, certo. Non è la vittima del sì. Non è la vittima che poi invece che qualifica esatto, e soprattutto esatto. Poi i riscontri peggiori li abbiamo man mano che questa persona cresce, perché esatto. Dice non è diventata così per caso, senza voler giustificare i comportamenti antisociali. I risultati migliori, guarda un po', arrivano sempre certo. da quelli senza pedigree. Certo. Diciamocela così. Infatti, c'è un'altra frase che di sicuro colpisce all'interno del Vangelo di oggi. Medico, cura te stesso. Cioè, invece di andare lì in giro a dire agli altri hai bisogno, incominciamo prima a guardare noi
dentro di noi di cosa abbiamo bisogno, a cominciare a curare noi stessi, giusto? Esatto. Sì, rivolta a noi in effetti ha un senso assolutamente spendibile, rivolta a Gesù un po' meno, medico certo. Cura te stesso. Questo dimostra quale fosse purtroppo l'atteggiamento delle persone, potremmo dire dei compaesani di Gesù, che lo guardavano con occhi, potremmo dire, di sfiducia, semplicemente perché conoscevano la sua provenienza. Addirittura arrivano a chiedergli: dimostraci chi sei, compi anche da noi i miracoli che come pare hai fatto tu abbia a compi. Scalea, falli anche a Praia, capisci? Paesano di Gesù. Esatto, nel nostro caso invece ha un senso, medico cura te stesso, mi fa pensare a un altro passaggio del Vangelo in cui si dice: prima di preoccuparti della trave che c'è nell'occhio del tuo fratello o nella pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello, togli la trave che c'è nel tuo. Nel senso, a volte siamo portati a puntare il dito verso il fratello per giudicare ciò che magari non riteniamo conforme al nostro modo di pensare, ma magari poi dietro le quinte ci comportiamo peggio di lui. Allora, prima della nella vita privata, la famosa vita privata. Ci vuole un'onestà intellettuale enorme per innanzitutto accettare i nostri errori, i nostri modi di essere sbagliati, e poi per mettere in relazione a quelli e altri che spesso e volentieri fanno meglio di noi. È come dire con la sigaretta in bocca: non fumare. A volte mi ricorda una delle ultime interviste di Gianfranco Funari, grande, tra l'altro amante del turpiloquio. Amante del turpiloquio e peraltro proveniente da famiglia inizialmente benestante, perché il padre era uno dei cocchieri, potremmo dire, di Papa Pio XI, se la memoria non mi tradisce. Poi purtroppo la famiglia andò in disgrazia e si ritrovarono in condizioni abbastanza difficili. Che anche peggio dal provenire direttamente. Quando hai assaggiato una vita comoda, sì. Poi perdere quel ritmo ti perdere i privilegi. Ti prostra. Certo. E lui però non si scoraggiò, riuscì a risalire la china, inizialmente con dei provini, poi con dei cabaret. È simpatica la storia di quest'uomo. E allora, dicevo, una delle sue ultime interviste dice proprio questo ai ragazzi che lo ascoltavano: non fumate, mi raccomando. Con la sigaretta in bocca, sì, che l'ha portato alla morte. Sì. La portata alla morte, lui lo ha detto in quell'intervista: 5 bypass, 2 operazioni alla carotide, non so cos'altro. Ti ricordo bene, però guardando un grandissimo fumatore che un grandissimo. Che fumava anche durante la trasmissione. Sì, anche durante le trasmissioni, durante le trasmissioni, e nella sua pare che nella bara in fase di testamento abbia chiesto che venissero messi proprio 2 pacchi di sigarette. E beh, giustamente. Sì. Però quell'intervista colpisce comunque. Io lo perché probabilmente lui lì continuava a fumare appositamente per girare il dito nella piaga dell'incongruenza dell'essere umano. Forse fumava ancora di più, ma diceva: non dovete fumare. Però è diverso. L'ho vista e non sembrava ipocrisia. No, assolutamente non ho letto nessuna ipocrisia in quello che diceva. Lo diceva con convinzione, sì. Perché ne aveva patito le conseguenze di una vita vissuta. Ma di funari non è che ce ne siano tanti. Di funari purtroppo non ce ne sono tanti, perché ecco, siamo davanti a un giornalista. Il giornalista, secondo me, deve avere il coraggio della verità. Guarda, a volte io dico sempre che il giornalista è chiamato poi a raccontare la realtà, però la realtà mal si concilia a volte con la verità, perché la verità è più un qualcosa di intimo, no? Noi ci sono delle intenzioni che purtroppo poi ci spingono a comportarci in una maniera diversa. Abbiamo una vita sociale che, come andiamo a vedere, ci vuole tutti quanti perfetti, buoni, e via dicendo. Poi nella nostra vita privata, e quando comunque vogliamo nascondere la nostra vita privata, che è giusto che poi rimanga solo nostra, che si creano i problemi. Altrimenti non sarebbe privata. È giusto che rimanga la nostra, però un'altra cosa è poi non riuscire a capire che anche noi facciamo degli sbagli. Certo.
sbaglio, capire, perché diciamo che oggi la parola, di oggi è coerenza, possiamo dire. Ma vedi, partendo da questo presupposto, e cioè che ciascuno di noi commette degli sbagli, ciascuno di noi è fallibile, è perfettibile, ecco, partendo da questi presupposti che riusciamo giorno dopo giorno a migliorarci un pochino, perché se ci credessimo arrivati, se ci credessimo al riparo da ogni... di imparare più nulla, di correggere il tiro. Ma sì, tra l'altro avremmo perso la nostra umanità, perché l'umanità ci, in qualche maniera ci ricorda continuamente che siamo creature, pertanto fragili, deboli, abbiamo continuamente bisogno di rimetterci in gioco, di rialzarci. E abbiamo bisogno anche di fallire. Abbiamo bisogno paradossalmente anche di fallire. Quell'input per migliorarsi e non incappare negli stessi errori. Assolutamente. E oggi la parola che abbiamo ascoltata, nessuno è profeta in patria, medico cura te stesso, non è lui il figlio di Giuseppe il falegname, mi fa pensare, e certamente Martino sa di questa notizia, a qualcosa che ho letto pochi giorni fa, e cioè uno scienziato calabrese, di origine calabrese, di Catanzaro, che a San Francisco negli Stati Uniti, insieme a un team da lui guidato, ha fatto una scoperta straordinaria che riguarda la lotta ai tumori. Sì. Ecco, una proteina che fino a prima della loro scoperta non permetteva al sistema immunitario, e Albino questo può essere il maestro, di riconoscere le cellule tumorali e quindi di innescare un processo di combattimento delle stesse cellule. Ecco, una scoperta straordinaria. Da chi è venuta? Da un calabrese. Da un calabrese che evidentemente non era profeta in patria, è dovuto andare altrove e magari era figlio di... Mamma mia. Ma non ci quanti, deve tornare mai più, quanti ne abbiamo purtroppo di calabresi che hanno dovuto prendere il largo e che e oggi tutti, vengono premiati tutti presi dai sentimenti dopo che tornano a fallire in patria, perché poi la patria non capisce l'errore, non è che poi al tuo ritorno ti dà il giusto merito, tranne casi veramente eccezionali. Che poi magari qualcuno neanche chiede questo merito, certo, neanche viene chiesto. Ma a un certo livello tu non lo fai più neanche per il merito, neanche per la tua soddisfazione personale, tu agisci proprio per il bene della collettività, e per collettività intendo del mondo, cioè una scoperta di del tale genere. Grandezza, ci rendiamo conto di che potere curativo e in che scala potrà essere utilizzato. La scala che niente, soprattutto che è, potremmo dire, il problema per eccellenza. Come no? Certo, l'individuazione. Comunque, a parte i tecnicismi, alla base c'è che non ne faranno poi beneficiare nessuno per anni e anni, fino a che una casa farmaceutica non caccerà il pillolino a costo zero per loro, che tu dovrai pagare perché fuori essere usata. Non ci tornassero più queste persone in patria, perché se rimangono fuori gli vengono dati i mezzi per essere produttivi. E poi in un modo o un altro purtroppo lo dobbiamo anche dire sì perché purtroppo qui automaticamente ti tagliano fuori da tutto, perché non hai a disposizione nulla, forse perché investiamo troppo poco nella ricerca, chissà perché investiamo, perché no, non mi ci voglio mettere in mezzo, perché io non investo niente, perché investono chi dovrebbe nelle cose sbagliate. Quella è principalmente quello che sta avvenendo, certo. Pochi investimenti davvero nelle cose che contano.